Salve a tutti, oggi vi propongo una torta di mele davvero ottima, l'ho già sperimentata nel periodo natalizio, con un ingrediente in più, l'aggiunta di mandorle. 200 g di farina, 175 g di zucchero, 4 uova, 50 g di burro fuso, 50 ml di latte. La scorza grattugiata di mezzo limone e mezza arancia, 4 mele, 50 g di mandorle pelate e una bustina di lievito. Prendo un contenitore e vado a metterci le uova. Metto lo zucchero e vado a frullare. Spumate le uova con lo zucchero, vado ad aggiungere la scorza di arancia e limone. Inserisco la farina. Aggiungo il latte. Aggiungo il burro fuso, aggiungo il lievito. Adesso metto da parte il composto della torta e vado a sbucciare le mele. Due mele le vado a tagliare a pezzettini e le vado ad inserire nella torta, mentre le altre due le vado a tagliare a fette per disporle sopra la torta. Prendo le mele tagliate a pezzettini, le vado ad integrare a mano. Ho preso una tortiera, l'ho imburrata e infarinata, ma potete andare a mettere anche della carta forno se volete, così evitate di imburrare e di infarinare. Prendo il composto della torta e lo vado a disporre all'interno della tortiera. Lo vado a livellare. Adesso vado a disporre le fettine di mele. La disposizione delle mele la scegliete voi. Finito il primo giro di fettine di mele, vado a mettere il secondo e le vado a mettere in senso inverso alle altre. Al centro, rimanendo questo pezzettino scoperto, vado a mettere una calottina di mela. Ora entro in funzione con le mandorle, prendo le mandorle e le vado ad inserire sopra la torta. Andate a disporle dove volete. Se volete con un ordine regolare, altrimenti irregolare, va bene lo stesso. Mi è venuto in mente adesso che ho della granella di mandorle e ci vado ad inserire anche questa. Praticamente prendete le mandorle, le andate a tritare e le andate un po' a tostare. E otterrete questa granella di mandorle. Adesso vado a mettere un pochino di zucchero sopra, diciamo la quantità di un cucchiaio, mezzo cucchiaio, e vado ad infornare a 180 gradi per 40-45 minuti. Fate la prova dello stuzzicadenti per vedere se è cotta prima di estrarla dal forno. Ecco la torta di mele con mandorle, granella di mandorle appena tolta dal forno. Vado a spolverizzarla con un po' di zucchero a velo vanigliato. Ne vado a tagliare una fetta per farvi vedere come si presenta anche all'interno. È sofficissima, si mantiene per giorni. Vi consiglio vivamente di provare questa torta perché tutte le volte che la preparo va a ruba. Davvero ottima,
Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao!